Penso. Ah, dei video di quel tizio Alpha Max no. Sto mi sono perso nel profilo di sto tizio, è tipo indescrivibile, insomma, è l'apice del memaggio. Localizzatore. Sì, ne compro uno così ne posso imparare. Ne mancano 25, 25, 50, meno 7, 43. Mancano 43 senza virus. Costano così tanto? Più che altro adesso il Vitus se lo tiene più, se ne tiene di più. Beh, quello è vero. Che non solo adesso poi so 5 cose, 5 minuti, 5 round e cazzi vari. Ma lo puoi anche ottenere come ricompensa del fine round. Vitus. E? Io non ne so, ho fatto mezz'ora di coso, di arbitrato, e due volte sono uscite come ricompensa pacchetti da tre cose. Mica male. Sei con quelli, sei con i 30 minuti di coso, della violenza. Infine due che sono truppati dai droni. Buono. Molto buono. Se non toglie, metto comunque per l'essere un po' di tempo, non di poter riuscire a recuperare il drone. Ecco che lo più subito non appena esce. Campi ghiacciati di Ridda. Difesa, campi ghiacciati di Ridda livello 40-45, condizioni mode di salvità. Cosa cazzo è? Che cos'è? Che cos'è? Mode di salvità. Una condizione nuova? Ma che cazzo, no, devo leggerla sta cosa. Cioè, una difesa senza mod. Scusami, dov'è su... È su Europa, sei il localizzatore dello chassis di... Prendere. Mod disabilitate. Perché sta cosa? Come pensa? Senza mod... In Aros. Il blast di gara. Ah boh. Allora, la durata è 22 secondi e la riduzione di danno è 70%. Potrei... mitigare i danni, anzi no, potrei aumentare la potenza dei poteri attraverso la kit gun, però resterebbe il problema della durata. Potresti però sei ancora vedo niente. Frost senza le morte sarebbe delle bolle pessime. Sarebbero un po' tutti pessimi senza mods, però. Circa. No, cazzo, ho sbagliato. Vabbè. Un
Dovevo mettere. Se sono sul parco Gogo con un motore bilanciato, quello è stato l'errore. Me ne sono accorto dopo che mi ha detto via. Avevo 3 secondi pieni per accorgermene, ma no, il ritardo deve essere. A te senti meglio. Non sento niente. Disinteressato. Pensavo disintegrato come le balle. No, quello poco non si tu. Mattina mi sono svegliato in una maniera stupenda. Oh yes. Sentiamo. Tutte le mattine, così. Mi butto giù a letto un'altra volta, mi sveglio più o meno un'oretta dopo. Sento l'occhio gonfio. Aia! Era la zanzara ieri sera, non stavo battendo. Cribbio. Ma vedi ancora? Se tu stai su CTR a sto punto, alla fortezza cura da fare questo cosa si va da solo. Ma conta che mi faccio solo le sfide e poi lo chiudo, Manco i coins, manco l'online mi faccio, anche perché non ci arriverei a farlo. Tra le lobby che crashano, tra la sbatti che c'ho. Al momento che servono i soldi? In pratica... proprio non ho da fare 10 e passa partite lì a vita. Vorrei che ci fosse un modo più veloce per fare coins. Oh, ma perché devo sbagliare così, Dio cane? Tipo, anziché raddoppiare i coins, li quadruplicassero, ma il tempo dei Wumpa fosse appena 30 minuti. Quello sarebbe meglio. Allora, il tempo dei Wumpa è 30 minuti, però è 30 minuti in gioco, praticamente, per il discorso. Ah, vabbè, allora un quarto d'ora. Esatto. Che sono 30 minuti, però i caricamenti sono così lunghi che devono essere altri 20 minuti extra. Ed è una rottura di palle. Cazzo, non riesco a trovare la sentinella. Super F. Cancaro. Sto piano piano cercando di capire cosa è stato migliorato. A giudicare... è stata la per l'appunto la Miracle Day. La cosa sembra pessima, forse posso sistemarla o forse no, non ne ho idea, niente. Devo cercare di capire, solo che quella era l'utilità più grossa che c'avevano i pugnali, l'hanno nerfati e adesso non capisco tutto, cioè vogliono per forza la gente utilizzarmi enormi come per l'appunto il gram. Non ha senso spegnere. Già. Capisco che poteva one-shotare ogni cosa prima. Però c'era il fatto che devi perdere tempo. Devi costruire la zoo, devi. Se facevi una build decente con il gram o con un'altra tipologia di zoo, potevi arrivare a one-shotare chiunque. Chiunque. Ed è una ricompensa in sé per sé praticamente. Pure quello hanno fatto. Non capisco. Compenso, sono felicissimo che abbiano buffato parecchio la Reaper Ether. Perché io volevo una falce su sto gioco sin dalla prima volta che ho visto la Reaper Ether. Mi piaceva utilizzarla più o meno. Però i danni erano pessimi e a quanto pare tutte le facce erano così. Alla fine ho finito con usare la Reaper Prime unicamente col pensiero che Prime è un bel design, mi tengo questa, poi magari la utilizzo ogni tanto se c'ho voglia, cose del genere. Vedi, ora la Reaper Prime ha delle statistiche estremamente. 35% di chance di danno critico è sbalordito. Beh. Io pensavo che c'aveva un 15 miracolato o un 20 al massimo.
Adesso 35 è totalmente fuori. Raddoppiato. E credo che abbiano buttato anche le chance di causare un effetto di stress. Beraps. I Venka sono qualcosa di incredibile adesso. Sono comodissimi, sono, fanno il culo come nulla. Pure prima lo facevano, però adesso anche di più, tanto per intendere. Il mega culo. Sono deluso dal fatto che il Bo Prime pure non sia stato buttato, però penso sia comunque utilizzabile. Devo studiare meglio la Nitana Prime. Sempre stata buona, ma dopo un po' di tempo è stato tutto circostato dal carro, quindi adesso devo fare il controllo del polizio ancora così almeno. Yeah. E poi altre armi, se ciò lo sbatto. Prima ho provato in maniera parecchio disinvolta i cosi là, come cazzo si chiamano. Oh cazzo, non... le tonfa. Cazzo si chiamano. Non tonfa. Telos voltato, ora sono voltato. Ah, ok. La build che c'avevo prima non sembra niente del buono, quindi devo dare un'occhiata. Beh, è sempre fatto un po' a cazzo di onestamente, però non è che te puoi inventare chissà che cosa a sto punto, e c'è tutto messo in discussione. Quello è l'unico problema. E altro cuva, proprio quello che non volevo. E il mao proprio. Oh. Invito subito. Pure Lorenzo. Oh, non posso joinare, devo fare. Sto facendo una gara FIA. Vai in FIA allora. Qualcuno su Reddit ha avuto la geniale idea di suggerire di rimappare la freccia in giù su L2. Effettivamente è una bella idea, perché potrebbe facilitare lo U-turn parecchio. Dovrei provare. Rimappare in un gioco del 2019? Si può fare. Beh, non dal gioco in sé, ma dalla PS4. Beh, io con JackX questo sistema lo usavo. Avevo cambiato, siccome sai, è un gioco del 2004-2005, sì, c'era con X. Ho detto no, voglio renderlo moderno. E quindi metto L2, R2, eccetera. Levau! Il coltello che prima era capace di consultare il mozzo come nulla, adesso sai che vuol dire manco il 10% del danno? No, 0,1. Buonasera. La gang al completo c'è. Bisogna del porto. Madonna, mega mood. Voglio 51 bombone carica. Io voglio un nuovo GP, che questo mi ha rotti i coglioni. Però siamo qua. Sto mese comunque la recensione non l'ho fatto anche per online, perché non ci entro nel 5. Per vedere. Io mi sto facendo per sicurezza tutti. Oh Cristo, il party è a 16 giocatori. Tanto basta che sia nel 5 in una delle due. Sì, lo so, però io cerco di mantenermi sempre nella top, almeno top 1000. Se poi è top 100 tanto meglio, ma. No, top 1000 è già troppo. Ah, io ci sto, faccio tutte le sfide, tanto sono cazzatelle, specie oggi te le puoi fare ad occhi chiusi tutte quante. Io devo fare un po' di matchmaking per le monete, che io di farmare oggi sbatti meno uno. Quindi se te vuoi uni, anzi non mi unisco io a te se ci stai.
così. Per fare cosa dici? Gare online matchmaking random. Oh, no, okay, ci sto. Però adesso sto facendo una prova a tempo a bomba meccanica perché mi sono messo in testa di fare un 51. Quando ci sei allora fai. Fai qualcosa e te. Fai un fischio, fai un fischio. Tanto così a fare 51 penso di fare all'ultima curva. 52 è 0 quindi. No, non ho anche finito il tempo per per decenza. Giusto. RIP 60 coin quelli che sono. Su Reddit mi hanno fatto i complimenti per la tabella dei tempi. Meno male che mi sono accorto che c'era un errore, proprio perché avevo messo i tempi sbagliati su Cortex Castle e l'ho corretto. Avevo messo 0.52 il fantasma di Oxy. Proprio si faceva un giro solo e vinceva. Città. On Clemol. Cazzo di nome è? Arena Retro Laboratorio Engine? No, Rocca Cortex, dai, non diciamo cazzate. Trescerino! Oh, questo è un fan di Borderlands, devo pensare. Trescerino. Sì, la mando sul gruppo adesso. Trescerino. Chi stanno. Mi stanno attaccando perché. Ah sì. Sa. Oh Cristo! Ok. Io sto ancora aspettando quello cacciato. Pure io. Non ho mai visto così aggressivo. Esatto. Però un percazzo ancora una volta. Delle misure dovranno essere prese. Quindi. Oh bello, sto cringe. Voglio cercare di dargli, di offrirgli opportunità di redenzione. Comunque Shari mi hai rovinato con quella pagina. Ho trovato il tizio su Reddit, lo stalkerò sempre. Appena posta qualcosa. Buon sas. Non so quando l'ultimo video che ha postato del riassunto GP del Brasile. No, lo ha postato? Allora me lo so perso. Sbinnala. Sbinnala. Pronto, sto bastian. quella di Charlemagne però mi ha fatto morire. Da adesso in poi dovrei chiamarmi Charles Deville. Charlemagne. Oh Cristo, sto sbagliando qualsiasi cosa. Pure io. Però c'era quell'altro, dice, non siamo stati la squadra. Non siamo stati la squadra più veloce o più forte, però combatteremo sta battaglia fino alla fine. Poi siete con me? Sì, boss. Perfetto perché io non siamo con voi. Le Mao. Sei bellissimo. Artistico proprio. Vabbè, speriamo. Vabbè, Facebook notoriamente banna qualsiasi cosa, ma voglio sperare che non. Almeno che Reddit non lo banna, perché il contenuto è qualità. Oh, ok. Ho colpito un ragno su Rocca Cortex, mi ha tolto tutti i Wumpa, che erano 10 praticamente. I guess. È un ragno molto veloce. Esatto. Un po' rotti sti. Sti coglioni, esatto. Le mao. Dio bestia.
Bello centrare i muri a random. Oh, interessante, con tutto che Coco è il personaggio del giorno. Esatto. Madonna. Con tutto che Coco è il PG del giorno, nessuno la sta usando nell'online. Mi aspettavo molta più Coco. Che notoriamente. Non c'ha il bonus, Coco non è nessuno. Però c'è qualcuno con Ripperu scienziato che nemmeno ha il bonus, quello mi stupisce. Voglio dire, Ripperu è Ripperu. Quello, sì. Quello, ti devo dare assolutamente ragione. Rosso di Fortozzi. Soprattutto. Con lezionista di Wump. Madonna, la miseria. Robo, non so se hai letto la roba che ho scritto della Discord. Sì, Robo, non l'ho visto, merda. Madonna. Mi è arrivato il papà. Per tutto che ha salutato, te proprio zero, quindi non l'ho sentito. Vuole quel 51 troppo, si vede. Sì. Basta. Stop the music. Che poi il 51 lo merda. Ma il 51 è merda, lo sai. Esatto. No, i raggi sono un mistero. Alcuni sono out of bounds, altri sono molto invisibili. Los ingranaggios. No, cazzo, una volta devo fare pure le settimanali, ora che ci penso. Ah, scadono domani alle 16, quindi. Ora di che domani mi concentrerò su Catarro, prima di fare forse sempre la cosa. Esatto. Prendi la scrocciatura con Coco, festivo di salti acrobatici, ok. Solita merda. Dove sto nel GP io? Continuando devo fare altri... Sì, 97esimo, buono, buono. Giocatori 405.000, cioè CTR è morto praticamente. Come me. Esatto. Vabbè, tempo è rimasto 17 giorni, capire. Non mi dire che è crashata la lobby. È crashata la lobby. Il muro invisibile! Porca puttana! Io non so come comportarmi lì. Non mi parla di muri invisibili, che c'è CNK che ne ha così tanti che veramente a confronto di Trofiore ed è fatto bene. Le mao. Proprio state alla larga da quel gioco. Non è. Non fa bene alla salute. Ah, Moshi è una bella vittoria. Moshi. Ah no. Sì, un nuovo cringe. Tour del creporcolo, perfetto. Minchia, e lo ritrovammo domani. Esatto. Pam pam pam. Guarda l'ultimo video su Facebook, riassunto del GP del Brasile. Voglio vedere se l'ha messo anche su Reddit. Ma è di oggi? Perché io ieri ho controllato e non c'è. Non è di oggi. Guarda, no. Che su Facebook sta più attivo. Capisco. 3 giorni fa. Vediamo. Dovrebbe essere questo. Se non laggasse pure sto PC.
se non si è ripreso da un coma. Vero. Oh madonna. Fug you Daniel. Problem. Oh madonna. Madonna! Il triggerone. Rip. Fuck boy. Mi sembra corretto. Madonna. Molto ricco. Cos'è la parte che è già è la parte che penso io. Madonna. Sbinnatimus Prime. Madonna. Il coso di Windows. Full power. Under investigation. Giusto. Are you sure about that? Madonna, quella parte col logo di Windows. Spettacolo. Sbinnatimus Prime. Basta con ste ambra, porca puttana. Ayaton.
Ambra. Vabbè dai, basta che non sono Ciano, I guess, no? Sono Ambra, però sai, io ne ho solamente 115. Io ne ho 42, quello è il problema. I am poor. E va bene, qualunque altro drop, persino il Cuba che tanto mi serve come l'ossigeno adesso. Guarda, scambio... totalmente a secco. Che fa? Mi dà le Ambra, che non ci faccio un cazzo. Potrebbe darmi le schegge di Riven, potrebbe darmi quello che cazzo sto cercando. No. Potrebbe darmi la dottore Texilus per armi che poi mi costruisco quando cazzo mi va. Guarda, da là a me che non interessa nulla il Cuba, quando mi metterò a cercarlo, quindi tra 2 secoli. Minchia, same. Una singola mod su 8 che è possibile. Ovviamente. Quindi chance già basse, ancora più basse. Marea buva. Marea cuva. Tu stai ancora là o... No, non arriva per adesso. Fino a quando invece che ho finito lo bonus. Rip. O conno. What are you doing? All in your life. Sento Maranello che ha detto. This is how to hold that. Mi mancavano ste gare con i clock. Cristo Dio. Certo che non mi mancavano affatto, però ok. Le clock. Ma io ti direi con le clock con gli orologi sarei dell'idea di metterne una gran premio. Però quando esce quello non devono uscire più. Il problema è che nel lobby in cui vado io ne escono 10. Vabbè, però più di uno. Insomma, quello è un problema. Gran premio? Quindi un solo clock nel giro di... nel giro di un mese, esatto. Sono dello stesso avviso anch'io. Vai mo. La batteria sta morendo. Un po' come me. Cos'è sto telefono? Esatto. Trippo. Vieni di qua giù a rompermi il cazzo. Semplicemente. Le mao. Ma cribbio. Non sta più con la sentinella rana. Allora posso. Charles Leclerc.
No! Merda! What? A quanto pare c'è ancora il bug degli expand corpus. Oh hell yeah. Ricordi però che quando fai le esecuzioni il loro torace lì si espande random. Yeah, più o meno. Dai, chi è che vota bicolo degli androidi? Siete pompa meccanica, siete una mista serie. Oh brah. Minchia, bicolo androidi. Beh, oggi che posso scegliere di non vederla, almeno voglio... Vergognati. Dinamita 92. Qui qualcuno non sa l'italiano. La vera bomba. Comunque, invece c'è stata la sesta giornata di CTR, degli sport. Chi ha vinto, chi ha perso, chi ha fatto cagare. Primo e secondo sono in perfetta parità. De punti? E la finale non è tipo il 5 e 6 dicembre là, quando è? Sì, ma sono i primi 4 a passare, quindi alla fine chi è primo, chi è secondo cambia poco. Ah, ok. Però comunque sono in pari punti. E il quarto posto è un punto di domanda assurdo. Cioè, stanno giocando in 3. Quindi l'ultima eliminatoria quando sarebbe? La settimana prossima. Oh, beh, sarà interessante. Ed è de martedì. Di mercoledì, ok. Forse male. Giusto per i meme. Rob è ancora tra noi? No. No. Shai ha detto no, quindi non ci sei. E basta. That's what she said, proprio. Oh no. No! Dunk memes, proprio. Oh, sorry. Cos'è sto bamboozer qua? Porco. Sti cazzo di orologi di merda! Esatto. Eh? Credo abbiano detto merda, ma potrebbe essere solo un'impressione mia. Io continuo a perdere due pari in questi cazzo di ingranaggi, voglio dire. Voglio dire, sei scarso, che cazzo vuoi? Interessante, perché pure io ho perso il mio blue fire sull'ingranaggio. Si vede che le riserve finiscono in quel punto, I don't know. Quindi forse gli ingranaggi non contano come terreno e di conseguenza... Madonna, immagina il meme proprio. Leclerc. Clark. Oh yes. Parte la team song di Smallville, bro. Oddio, me la ricordo. Non te la ricordi o te la ricordi? Non me la ricordo. Rib. Senti, la starei cantando in questo momento. Somebody save me. Quale? Non ricordo le parole. Ma chi cazzo le sa? È passato un secolo da quando l'ho visto. Mi metto a cantare la random. Così, esatto. Super same.
completamento gara online. Madonna, 35-1! Oh, CJ, my dog. 35-1, vaffanculo. Merry Christmas. Però, hey, ho dovuto sbagliare lo starting luck, quindi l'ho fatto giusto per cazzeggio. E il giro cazzeggio è diventato essere il mio best luck, per esempio. Ottimo. Bene, ma non benissimo. No. Prego, chi è che mi ha fatto quel danno a Ram? Ah, lo so io. Ah, lo so io. Ok, listen to me. From now on you will refer to me a Charleville. Charlemao. All right, it's a showtime. Vabbè, non ce la posso fare. Charlemao. Oh, una lobby che sceglie stazione Oxide. Maron. Chi è che mi fa sti danni a random? Madonna di porco. Ma come con le tempesta che c'era due voti? Ma andate a cagare su. Che lobby poco seria. Ok. K. Gran premio del doppiaggio 2019, che cazzo è sta roba? Vabbè, Pino Insegno, c'è attenzione. Allora, adesso. Dai, ti vengo in arrivo. Esatto. No, al contrario, non sono molto bello. Da due? Se non è Aldo Stella mi incazzo. Italiano? Però la cosa divertente è che lui è. No! Demetro Parapulis e Nikolai e Korkov. Come detto, scusi? È qui con noi Max Paiella! Chi è questo? Questa la devo raccontare. No. Non so se lo sapete, ma io faccio, sono un insegnante privato di una scuola. Okay. Oggi ero andato, fatto lezione a ragazzino, tutto bello. Mi metto a studiare, a una certa sento alla porta, dato che siamo in tanti a fare strumenti diversi, sento alla porta Metroidvania. Così. Madonna. Che cazzo sta facendo Metroidvania? Era un bambino di... Devo penso 7-8 anni che volevo imparare al pianoforte per il bagno. Io ho detto qui abbiamo un metal sculpture qua dentro. Una cultura. Che fai insegnante privato? No, però. Che funziona, suppongo sia ok. Private lesson se le chiamavano. Insegna a fare dei turni. Quello a pagamento però. Oh. Ma porco del... Yes. Potresti anche insegnare a Binox come si fanno i giochi, per favore. Chiaramente qua. Ma porco! Comunque le voci sul nuovo Crash sono veramente tante e affidabili. Non me l'aspettavo. Guarda, io fino a che non se ne dice nulla al coso lì ufficiale. No. I tre leaker che hanno detto che esiste sto gioco. Tre. Il porto di 4chan, che quello non fa testo. Ma quello è un meme. 4chan è da sempre un meme. Porcella. Oh, oddio. Per una volta devo fare complimenti a 0DX, perché l'ultimo video che ha fatto, sentiamo. È effettivamente vero, parla di cose basate sulla verità.
Quindi non dici stronzate. Fammi un esempio, sentiamo. La tua è un'opinione obiettiva. Andiamo a vedere. Cioè, no. Merita. Non do click io, ho gente che non conosco. Io non click e basta. Non ci vale obiettivo per fare. Questo. Crark. Ma non sarà un video copiato da qualche americano, c'è di sicuro. No, 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 è un video veramente fatto basato su, su effettive informazioni trapelate. Non è un video clickbait, tanto per... E non è copiato, è tutta farina del suo sacco? Sì. Lo dico io, che cioè Netflix sarà pure sul cazzo a tanti, però la capacità di intrattenere ce l'ha, almeno quella. Io non voglio scuse, voglio risultati. No, ho detto, mi è uscita male, però vabbè. Manco tanto. C'è. Non è esattamente facile imitare Rusty Pit. Dobbiamo ricordare questo. Pastirit. Pastirit, yes. Non voglio scuse, voglio risultati. Non fatto bene i singhiozzi, cazzo si ricorda. No, no, uno solo e l'hai azzeccato, sì. Che due palle. C'è come scelta tempi di timing e scelgono balla della giungla. Ok, allora vedete che io muoia. Malissimo. Scarsi. Sono scarsi. Cosa? Valve developer Mario Dario Casale. Ha annunciato un nuovo Half-Life. Esatto, sì. Said the controllers and the headset gave them many interaction and possibility and bla bla bla. Ah, quindi spiega che... No! RIP. Fanculo. Spiega che ha stretto troppo. Rumor, new crash game, everything non so fa, certo, Vivi che parte col clickbait assoluto. E comunque è basato su dati reali il fatto che Vicarious Visions dopo l'Ancient Trilogy non ha più combinato niente, quindi è ovvio che sta lavorando a un nuovo crash. O che sia morta nel mente. E contate pure che Vicarious durante lo sviluppo dell'Ancient collaborava pure con Bungie per Destiny 2 e sappiamo tutti come è andato a finire. Che è finita che hanno fatto una merda in entrambi i casi, quindi voglio dire che Activision ha interrotto la collaborazione e Bungie si è assunta lì. Quindi Vicarious dall'oggi al domani si è ritrovato con un nulla in mano a lavorare. Ah, quindi Activision che ha interrotto la collaborazione, non è che è buco che sia andata allo sconto. Non lo so chi dei due sia stato, sta di fatto che Vicarious lavora, collaborava con Bungie. Le vendite di Forsaken, che sarebbe l'ultimo DLC per i profani, non hanno soddisfatto gli investitori di Activision e quindi se n'è andata. Non è che Bungie ha lasciato, volevano far fare la voce al popolino e dire ehi guarda che siamo indipendenti, quando non è vero un cazzo. Beh, oddio, Bungie ora è indipendente. Sì, però l'hanno spacciata come una sorta di liberazione loro. Non hanno detto che sono le vendite della loro merda che erano calate. Capisci il punto? Cioè, è complicata, Shari. Non sapendo i testi, lo so che è complicato per te. Però te la sto spiegando. E ci fu il silenzio. Mi stupisce che abbiano venduto così poco. È il gioco migliore mai concepito al mondo, fatto assolutamente magnifico. È la tua un'opinione oggettiva soprattutto. Non riesco a fabbricarmi. Che faccio a mantenere il blu? Ok. Il bianco resta bianco. Sony has an animated crash movie in the works. Questa è una boiata.
Questa è una boiata assoluta. Questo era un buono, mannagna. La magnana. La banda della magnana. Oh no. Madonna il laghino che c'ha Twitter oggi. Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? What the hell is your problem, proprio? Quanto mi sta sui coglioni, sta messo in salvataggio. Ma porca puttana. Esatto, Shark. No, Super no, Saiyan. No. Excalibur Umbra la chiamavano. Ah, dovrei controllare pure Excalibur perché... Madonna. L'agitazione di cultura. Pizzami. Oh, ma io. Questo è per pochi proprio. No, vabbè. Questa potrebbe essere stata pure su cosa? Su Edward. Vero. Soprattutto will you settle for an arm? Stavo facendo un giro meraviglioso. Sbagli quel cazzo di traiettoria, fa sbagli tu. Ovvio. Lo starting lap adesso lo faccio la maggior parte delle volte. Sì.
visto. Oh, non è che mi allora, prendete con le pinze, ma parrebbe che il nuovo gameplay del nuovo Crash trarrebbe spunto da Super Mario 3D World. Io, non conoscendo Mario 3D World, non ho idea. Aspetta che vedo allora. Mario 3 cosa? Vediamo un po'. Vediamo cos'è sta roba. L'unica cosa che so è che ho Mario... Cazzo, Mario 3D. Mario cazzo. Mario cazzo. Se ce la facesse YouTube anche a non crepare, Super Mario 3D World, vediamo cos'è. Ma che è in 2D? No, è 3D. No. Minchia, c'è scritto 3D. Lo so, 3D lo so. Volevo memare male. Però è uscito malissimo. Appunto, male. Memale, esatto. Poi potresti non morire? Guarda, mi sembra una merda sto gioco. Come del resto ogni Mario, però vabbè. Sono io che sono un rosicone. Il Mario 3 del NES era bello, Giusto quel. Ma come fiera di koala? Ma che tipo di ritardo avete voi dell'online? Guarda, sarà 3D World, ma a me è un 2.5D, nel senso non ci sono livelli aperti, tutta una linea che va da sinistra a destra, Ecco, questo è il punto, a quanto pare. E allora ha perso il mio interesse all'istante, mi dispiace. A quanto pare non è una struttura free roaming, ma è ispirata al modello Naughty Dog. Ha perso il mio interesse subito. Oh, non è confermato, Sto solo dicendo quello che sì, io so. Cioè, ti sta dicendo che sta vociferando di una voce riguardo al Crash vociferato che potrebbe essere vociferato. Però è solo una voce. Oh, qualcuno ha creato la PSX? Non la PS1, proprio la PSX. Quella è il pranzo. La PSX è un modello tipo personal computer uscito solo in Giappone. Della PS2. Praticamente è una PS2 con una XMB. E potevi anche registrarci sulla TV. Quando è uscito solo in Giappone perché hey. Chi se ne frega dell'Europa, voglio dire. Come anche chi se ne frega dell'Europa per la limited edition di Jack, che poi il punto qual è di fare quella limited edition? Ah, ok. Vabbè, sono in collaborazione con Naughty Dog, evidentemente. Mi dico, quei soldi non potevano andare ad un Jack 4 vero e proprio. C'è un Cuba Saipan sotto terra. Bello. Oh, qualcuno con passatina e finalmente qualche personaggio decente. Buongiorno mia polvere. Che culo, la gente che davanti a me c'ha gli scudi. Sto finendo un giro, scusatemi. 51.9. Boom. Clap. Ed era pure uno starting lap in merda, vaffanculo. Questo era un 51.8 sicuro. Va bene, dai, non fa niente, va benissimo. Me lo tengo.
Possiamo giocare online, certo. Ok. Adesso che è finito. Mi sa che mi è finito veramente ora il bonus, voglio vedere. Che se è finito è un bel meme, devo vedere. E questo lo submetto. Peccato per il primo giro, ho perso almeno due decimi. Rip, è finita adesso. Mi disp. E sarà per la prossima volta. Comunque giocare senza musica aiuta. In quale misura? Proprio a tempo. Decibel. Madonna di Dio. 48 e 50. Cioè, qualcuno che mette mi piace ad un mio tweet di maggio 2018. Ma cos'è? Sì, che... Esatto, gli piace indeed. Vanno a cercare tweet antichi. Ho superato Orso Bruno e sto a 4 posti di distanza da Pacchiano. No, bene. Pacchiano Dromus lo chiamavano. 51 e 7 lui, 51 e 9 io. Cazzo. Spacchiamo Domus. No, ma questi sono drogati. Cioè, è appena uscita Fiera di Koala e votano Fiera di Koala un'altra volta. Scemi. Fiale di Koala. Fiale di Koala. Sì, ho detto fiale, rip. Non lo so, io ho capito fiale, poi non lo so. Ah, la droga. Va bene, il mio PlayStation Plus mi ha fatto il backup. Bene, quindi posso stare tranquillo. PlayStation Pal. Quindi si vuole muore tutto. No, PlayStation Pal non sta più giocando a CTR. Come... Beh, l'hanno bannato. È stato... Vabbè. L'hanno bannato le leaderboard, non è che possa anche volendo. Quindi si sarà dato alla macchia. No, scherzo. Voglio cercarlo su PSN Profiles e vedere cosa sta facendo. Non era privato, tipo. Forse sì. Non mi ricordo, forse era lui, vediamo. PlayStation Pal. Dai. Update user. Could not be found. No, aspetta, ce l'aveva l'underscore o no? Forse non è l'underscore. Com'era scritto, vi ricordate? Non puoi vederlo da uno screenshot vecchio o cose del genere. Cazzo, vero, c'è ragione. Avevo cambiare l'arma corpo a corpo. Con l'underscore già. Già, ha eliminato il suo profilo PSN, devo pensare. O ha modificato il nickname, o forse l'ho scritto male io. Ora si chiama PlayStation NTSC. Esatto. Non lo trova. Could not be found. Vabbè. Allora se abbia cambiato il nickname per la vergogna. Me sa. Wow, non c'è. Manigold 88. Se Fiera di Koala ve lo tenete voi, ok? Basta. Okay. Manigold. Su Fanta 86 invece c'è? Mi sa di no. Sto guardando.
filibustiere. Analizziamo il giro. Lady Guga. Vabbè. Ecco, allargato come la merda. Sto cercando di imitare la console dell'Aki, perché l'ho sentito. Sono molto pessimo. Voglio dire, non meri tutta che la console se ne sta a fare tipo. Mi mette a fare beatboxing. Perché non lo sentite? Sotto sotto lo fa. K. Super K. Una cosa è un claptrap che limona una presa elettrica. Che bisogno. È possibile vederlo in primo luogo una cosa del genere? Non lo so. Stonks emoji. Ci mette nel ranking. Allora, questo ranking. Ma c'è mai stato qualcuno che durante l'eSport ha sparato un'arma per sbaglio e l'hanno squalificato, tipo? Non è mai successo, cioè. E questo. Wow. Non te lo dico. Interessante. Ma dov'è la fiamma? Dov'è la fiamma, Cristo? Dov'è? Questo amore. Già, qua ce ne sono tre accendini belli grossi perché è tempi di time. Vabbè. Arrivo per lo veramente ciccato il primo giro, ho perso due lecini solo lì, dovevo fare 51 e 7. Vabbè. Avresti superato qualcuno? Pacchiano. Peccato. Pacchiano Domus. Sono già in top 50 comunque. Sono 40 sì. Buono. Ho abbassato abbastanza. Sono progettato per essere superiore.
2019-2020 Exhibition Series. Vabbè. Guardate le gare, sono veramente fighe. Un video di 30 minuti, tu sei folle. You mad. No. Guarda, io non sono uno che taglia, non mi piace editare, quindi... Rip. Sei uno? Che... Lo facevo in passato. Che in passato taglio? Lo facevo quando facevo le gare di F1, ho editato i video. Con Windows Movie Maker, però lo editavo. Vabbè, ma non è che c'era un altro modulo di Windows Movie Maker 009 Sound System ed è subito 2008. Allora, se faccio una sum of best di tutti i miei giri, posso fare un proprio allargato un 51 piano, ma proprio a stringe. È extra large, perché no? 51 e 4, che cazzo, non te. Mi tengo sto 51 e 9 per ora e poi abbasserò più avanti. Lo chiamavano extra large, extra cake. Posizione 12.000, esatto, 12.465 nel campionato. Maronna. Erpagnotta 25-12-94. Maronna. Oh, Erpagnotta. Lo conosci Erpagnotta? Alberto Pagnotta. Aspetta, era Alberto Pagnotta, non mi ricordo. Boh. Ah, non so. Aspetta, c'è. Alberto Pagnotta, doppiatore, sì. Chi cazzo è che aveva fatto? Non mi ricordo. Paninaro. Il pagnottone. Il jet cosar può ancora essere utilizzato come mio. Oh, LI. Oh, una ambra, grazie. Molto gentile, Cass. Molto gentile. Tanto ora trovo pure qualcosa. La cartellina di te di merda. Submit time. Clockwork group, course category standard. Ho usato l'X, K, cut style speed, console PS4, 1, 51, 9. Dimmi quando ci sei, CR, che possiamo iniziare a fare... Quando ci sei, chi è CR che fa bene? Chi è? RIP. No, dico per fare il matchmaking. Sì. LOL, già fatto. Are you talking about me? Bello quel muro invisibile che c'è entrato quel tizio. RIP. Bello essere in una lobby di gente che non sa stringere le traiettorie. Minchia, uno si è tenuto la blue orb al terzo posto. Vabbè. IT Joy Rosico. Rosica.
ascoltando il pennetto nel booster di nuovo. Ovvero? Il booster è finito da 7 giorni, non sto livellando un cazzo. E io dovrei sfruttarlo pure, ma me ne ero pure scordato l'esistenza. Allora, amici non disponibile. Come te permetti, share? Non c'è. Sì, sto arrivando là. Porco. Ma no, sta per guardare. Ma vedete. Ma viva o morta? È indifferente, non c'è basta. Supa speed. Supa F pure. Che coglioni! Minchia, sento il trigger però. Mi dico, dei 6 possibili ricompense, perché ne trovo sempre solo quella che ti mangia più in cazzo? Bella domanda. Madonna. Questo reius selvaggio. Non sei disponibile, che mi rappresenta. Che entro io da te, semplice. Olè. Così troviamo quelli che fanno i culi. No, sì, metto un attimo il set. Mi sa che o vado con Repollo o con Pasadina. Adesso spunta Pacchiano Domus al volo. Mettiamo Repollo. Devo ancora fare 16 gare con lui. King Kitchen. Ma anche Chick. Non ce lo fa fare, ma effettivamente io l'ho già fatto il coso del pollo e non ne vado fiero. Io se penso che il mese prossimo devo farmare 5 personaggi. Pensa che li faccio 2 offline a sto giro. Come 5? Sì, sono 5 con Chick, Stewie, Aya Panda, Rillaru e... Ma manco sono usciti. Sono confermati, Share? No. Allora, porca puttana, sono dei da nominati, quindi sì. Devo ricordarti che erano stati datamminati pure Baby. Devo ricordarti Cortex che sono stati devo ricordarti che sono stati datamminati benissimo Repollo. Se esce rovine di Bari mi ho quitto, ti giuro. Vai con Engine. Repollo era stato. Ho votato, però gli altri sono stronzi. Insieme a tanti altri personaggi. Sì, però non dico che escono tutti allo stesso identico istante. Però da Beta M ci ha azzeccato, cazzo sto Shibarin. Ma che due Beta coglioni. Ci ha azzeccato comunque, Gabbo, vuol dire quello che ti pare, ma nel Season 5 preview ha detto esattamente quello. Ma tu è un'opinione aggettiva, non me ne fotto un cazzo. Io ti parlo per fatti, è vero quello che è successo. Se tu ti fai di droga sono cazzi tuoi, io voglio altri fatti, non quei fatti. Quelli fatti di droga quindi? No, non quello. No, non quello. Infatti, rifatti. Ecco. Non lo so, può darsi che sia così come può darsi... Mari non ha che le piste che dovrei farmare. Finché non arriva il fatidico momento in cui fanno il gran tabellone per sto cazzo e fanno delle cose bene in chiaro, non si può mai dire. Claro che sì. Claro che no. Quindi 13 giorni, giorno 4 dicembre debutta sta merda. Ok. Oh no. Oh no.
Mi sono dell'idea che Chick e Stew li metteranno all'ultimo. Proprio non lo so. l'ultimissimo GP in assoluto, tanto per dire ok, ci siamo rotti il cazzo di stare qui a fare telecronaca e ci buttiamo nella mista e vaffanculo. No, qualcuno sta usando Polar. No, questa è una IA, non può. E invece no. Polar con le ruote standard del kart nasty. Qualcuno che proprio una effort. Deve aver premuto su configurazione casuale. Casuale, esatto. Working intensify. Non capisco perché è una ting quella, onestamente. Mi hanno bombardato. Tanto per rompere il cazzo a quelli che premono per errore triangolo come me. Aha. Guarda, a me per fortuna non è capitato, ma se capitasse chiuderei l'applicazione. Solo una volta e mi è bastato per fingerarmi una lista. Posso capire che la gente non ha in testa, però cazzo, almeno deve mettere quella funzione, almeno assicuratevi che ci sia una conferma prima. No, invece c'è una conferma per il mod config che ti rompe i coglioni in maniera assoluta. Sei sicuro di voler sovrascrivere? Allora, digita sovrascrivere. Sì, la conferma ci sta benissimo. Però non ci sta bene è il dover scrivere per forza configurazione. Capisco che è una missione. Funzione. Misura di extra sicurezza. Però c'è un limite a tutto. Quella è un'esagerazione. Terzo. Sono nella mischia. Ma sta roba è un po' scarsuccia, devo dire. Ha preso il matchmaking mio, allora. Sì. Diciamo che il secondo se la sta capicchiando, però si affida troppo alla palla che schiaccia gli avversari, quindi è un insicuro del cazzo. Già, dal quarto. Questa te la devo clippare, questa te la devo clippare. Yes, cos'è? Descrivimela. È stata la cosa più non lo so. Più non lo so della vita. Appena finiamo con il match meeting faccio la clip. No. Vale pelle 00. No, non. Il muro invisibile. Anzi, no, il contrario del muro. Cosa succede se quindi contro un muro? Quindi un non muro, come una non tizia. Ecco. Dopo questa non tizia. Il mio Nash si è incantato. La mia barca è differente. La mia barca è differente. La mia Demon è indifferente. Lei vince e basta, ovvio. Ah, merda. Same. Vaffanculo, 400 punti di energia conquistati nel cesso. Quindi chi di voi resta sveglio il 4 dicembre vedesse Game Awards alle 2:30 di notte? Io l'anno scorso lo feci solo perché ero certo che annunciavano CTR. E non mi hai detto niente? Maron. Ma come ti permetti? Guarda, io ti dico che tra 4 minuti vado a dormire adesso. Quindi... tra 4 minuti o adesso, deciditi. Facciamo che crash la lobby perché sono scarsi questi. Madonna. Personalizzazione personaggi e pollo nuova skin. Bella. L'hai sbloccata? Sì. Aspetta, la terza, la fenice credo. Sì, ci sta. Pollo, re tacchino, re fenice e poi il re di sto cazzo. Re suino non poteva esserci. Resurrezione pure. Esatto. Cambiamo colori. Sta lobby può rianimarsi per favore. Ruote, mettiamoci quelle del Daredevil. Belle. No, stunnatemi a morte, altrimenti vi faccio il culo. Rifacciamola perché qua è morto tutto, mi pare di capire. Okay. Allora, amici. Accesso alla partita, ok.
Comunque, quasi 6 mesi e non c'è migrazione della lobby. Yes. Non c'è migrazione dell'host. Non sono uno che sa le condizioni online, ma ho i miei dubbi sul fatto che un gioco basato sul peer-to-peer possa cambiare la gestione server. Cioè, non basterebbe una patch a farlo. Vallo a dire a Warframe. Perché Warframe è peer-to-peer? Non lo so in realtà, come Gab. C'è sta l'host e c'è sta il client, quindi penso di sì. Però la migrazione dell'host esiste, l'hanno messa in futuro, l'hanno messa dopo. La migrazione dell'host esiste, non sempre affidabile, sadly, però esiste. Esatto. Finché il tizio non ha una connessione davvero discutibile, tipo come più di metà delle 0,001 un po' di problemi con sta cazzo di migrazione 8 0,001 Mbps. Poi tecnicamente se sto gioco c'è la pure la migrazione 8 con il GTR, il punto è che non si triggerà mai. Già ho visto una volta su 1000 triggerarsi la migrazione 8. Beh, non è presso scritto però. Sì, a me ha detto una cosa del genere, no? Mi pare. In before te lo sei sognato. Oppure è una patch futura. Ma Cristo, sti muri invisibili stasera mi stanno devastando. La mia gara è finita, arrivederci. Reggiti forte. Se tu ne esce? Yeah. Cioè non quello, non il secondo purtroppo. Dai. Non c'è Oasis, la devo attaccare. Ah, ste cazzo di piale qua. Piale di ru. Oh, un altro coso. Bene, ne ho tre finalmente. E probabilmente nessuno dei tre è buono per il mio pochissimo cuvaluccio. Una lobby leggermente più seria di quella precedente, direi. A meno che non stanno sparando armi, in quel caso no, non è serio un cazzo, è di fatto. Minchia, come me la sono evitata quella pala. Madonna. Oh, quella era una IA. No, cazzo. Yes, 2 più 3. Ah, ho perso il terzo posto come un mona perché ho colpito un muro che non esiste. Va bene. Un mona che non esiste, esatto. Verbuten. Lorinzitar 99. Super Saiyan. Estremamente bene. Oh, ma a proposito, io con Circense non l'ho ancora usato. Ho sbloccato ma non l'ho mai usato. Perché vuoi essere un armadio che non devo vedere tipo il 90% della pista? Salen. Che domani non faccio Rock Cortex, dai, esci Rock Cortex. Prima di tutto devo uscire Parco Coco e c'è la sfida lì. Poi è uscito prima e non hanno votato. Lobby. Ah, è perché sono bastardi. Madonna, questa la devo inviare all'assemblaggio.
tour del porco. No, oh, nessuno che viola elettronico. Wow. No, ok. Quando bravo. Speed. Esatto, Speed Demon CTR. Lo conosco, lo conosco. È di del CTR Forever lui? Non lo so, però ti do un trivia, mi ha accettato la mi ha dato lui la richiesta della pizza perché pensavo che fosse una donna. E quindi. Ma che cazzo? Perché forse quello è il periodo in cui andavo con me quindi. Quindi ah, può essere. Mi facevo alludere. Same. Nessuno che commenta sul mio cursed che ho postato poco fa? Vuoi sentire un commento? Sì. Vi dico buonanotte perché sto morendo di sonno. Super F. Allora, aia. Qualcuno qui non dorme stasera. Rip. Ma io ci ho messo 30 anni a caricare. Io sono qui nella griglia di partenza da tipo 3 secoli. Ah, ecco, ora è partito. Forse c'è stato uno slow load di qualche tipo. Dovrei tipo andare a dormire da... Dovresti. No, ti vedo su Twitter. Mi sta prendendo per il culo, Rob. No, anche Twitter può dire. Aia. Aia, qua non va bene. Sta Megumi qua che spara bombe, non va bene, quindi la faccio cadere giù. Vada, vado a tirare il tuo poi dirci domani se non è vero. Ah, peccato, il Blue Fire con lo Scrauso. Vabbè, mi porterò quello, I guess. Torno qui. A meno che non mi spara qualche idiota. Cosa che potrebbe capitare, però. Eh sì, Verboiten mi sta facendo il culo. Mega rip. Oh lol. Mi ha tirato una bomba e c'era una TNT e mi ha salvato con la TNT. Bellmente. Ma che palle. Se. .25, la madonna.
camion. Cannone dingo. Chi è che va a rifare Tour del Crepuscolo? Dai, facciamo canyon. No. Facciamo che quittano gli stronzi. Oh, bomba meccanica, yes. Dai, l'ho appena... Olè. L'ho appena masterata, voglio dire. Pan rezzetta, vabbè. Lo speed ghost è stato ufficialmente riconosciuto come tecnica avanzata, non è considerato un glitch. Oh. Quindi buono. Cioè, ufficialmente, l'hanno durante il torneo eSport. Allora, i commentatori non sono purtroppo per contratto, non possono dare difetti al gioco. Cioè, non possono dare un commento basandosi sui difetti che questo ha. E questo include anche bug. Inizialmente, quando le persone usavano lo Speed Ghost, non potevano parlare di questa tecnica perché non erano sicuri del fatto che si trattasse di un bug o no. Mm. Da quando hanno iniziato a parlarne, allora praticamente è diventato ufficiale il fatto che non è considerato un bug. Speed Ghost. Sarò io, ma quando ho visto la prima puntata non mi sembrava che fossero preparatissimi, eh? Però. Sono migliorati tantissimo. Vabbè, giudicherò vedendolo mercoledì. Perché sto facendo le traiettorie da time trial? Non sto facendo il time trial. Che ti frega, umili, dai. Con la grande humiliation. Infatti ho perso le riserve. Ma porco Giuda, io U-turno e questi sparano i missili. Ma non fottetevi. Che gente patetica, oh. È patetica. Mi piace come la Megumi che sta a seconda provata a missilarti, ma tu sei praticamente impossibile da raggiungere. Oh. Genius proprio. Spero che non abbia tre missili e di fatto ne aveva altri due. Ma certo, figurati se io ho culo nella vita. Sì, sto ragionando in time trial mode e sto perdendo un botto di riserve. Stai a fare i culi però, quindi. Ah cazzo no! Sì, si sarebbe voluto farmene se non fosse che sta Megumi sta beccando missili e scudi a nastro, però vabbè, proviamo a non dire niente sull'RNG degli oggetti, altrimenti qua che merda di dire. Questa è la Megumi con più culo che abbia mai visto, però vabbè. Tre scudi, vogliamo dargli anche la vittoria gratis? Gioco. Esatto. Missile, ma ne sto cazzo. Via. Dai. Ma stai giocando col balance? Dai. Certo, per umiliare meglio. E perché non mi rompi i coglioni a usare il coso? Ma tu non hai capito che se impari un turno tutte le altre classi sono inutili. Il problema è tanto imparare a U-turn, lo so fare adesso. È che
devo riabituarmi poi all'handling degli altri. Un conto è farlo in salto, perché lo sanno fare tutti. Un conto è farlo durante l'esecuzione, mentre sei a terra. Quello non riesco a farlo. E poi c'è un certo gusto a fottere quelli che hanno un motore speed. In questo modo. È come se guidassi sulla melassa, cioè, a me piace. E come? Per certe bi- ma quanto è bella l'animazione di Megumi. Ma quanto crashano pure questi. Parco. Ma io non sono nella tua stessa lobby, se ci fai caso, non mi spunta il motore. Mi ha separato, mi sa. E io c'ho la lobby ancora lì. Tu ci sei? A me dice in attesa del giocatore. Ecco. Molto rip. Entra. Era uscito parco poco. E c'è, capito, il gioco chiaramente ce l'ha palesemente come sottoscritto. Quindi. Ah, mi ha fatto il menu glitch. Bel menu. Oh yes. Come che ha chiamato beta menu storage, mi pare. Boh. Esattamente. Lol, sono in tre. Gabs Evans 1, 2, 3. Ok. Guarda, birra calda grazie alla sfida degli anelli un pochettino, no, e c'è, no. Adesso siamo... Ah, ha crashato tre lobby di fila nel mio schermo, eh. Mi sembra giusto. Oh, yes. E qui da 3 ore che spamma roba al telefono di Mosconi, non lo senti? No, proprio non lo sento, non vorrei che... Non è che avete il NAT, come miniere drago, ma sono qua. Oh, ok, questa è una lobby di pro. Lui ti sente comunque, cioè... No, io non, se, non lo sento. Boh, dovrai rientrare dopo allora. Bel meme in dio. Da quanto tempo è che non faccio un ritratto in pubblico? Guarda, tengo speed, ma giusto perché serve speed qui. Farò cagare fortissimo, però. Mi stupisce che non è crashata comunque. Di solito quando ci viene la pista, che se tu non mantieni, nel senso tu ci devi allenarti costantemente su questa pista per andare bene. Se non fuori allenamento e farò cagare. Se non tieni yellow fire qua è tutto problema. Fuori allenamento. Yeah. Ma mantenere il yellow qui è tosta. Beh, te l'ho detto, devi restare in costante allenamento su sta pista. Eh sì. Io sono fuori allenamento, non ce la farò mai a mantenere il yellow. Non dirlo a me. Rob, se puoi ripetere cortesia, consigliando qualcuno perché non ti ha detto che la scena di Warframe è particolare. O cosa è lì? Ah, yes. Molto ubalizio. Chi è sto papu viola? Sto qua? Sto morendo di sonno. Evita di lamentarti delle mie. No, non mi sto lamentando, era creativa. Non è vero, ti stavi lamentando. Ma come te permetti? Ti consiglierei di andare a dormire, onestamente, però. Se me lo dici un'altra volta prima lo puoi farlo e non mi sembra il caso. LOL. Che sia andato prima che una parte vuota. Se vuoi non andare a dormire. Porti di roba.
Oh, che palla, mi stava riuscendo lo U-turn. Da un po' mi è riuscito, dai. Hai ricevuto i bidis? Ha ricevuto un invito, Maria. RIP. Ah, che palle pure. Bella, bella curva del cazzo. Potrei aver involontariamente rifiutato. Non lo so. Devo vedere. Io sono morto per colpa della Blue Orb, mi sa. Cazzo. Non lo so. Non lo so. E considera che il momento sto accorciando. Cervello bruciato. Porco demonio. Potevo vincerla su miniere drago, no, la Blue Orb deve rovinare i miei piani. E il mio cellulare? Ma guarda che schifo. Ma guarda che schifo, ma... Vaffanculo. Cazzo. Sono... È andata male, 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 male. Oh, davvero? Sono super salti. Sono super salti io invece. E la pillola va giù. E Mary Poppins in Denzi Fries proprio. Ma sta annuncio a random qui? Annuncio? What? Non se lo trovo, te lo dico. Oh no! È morto. Ready your clan. Ah, sta rientrando. Dry dock and prepare for Empyrean. Oh. Rising tide is coming soon to PC. Ah, quindi nel 2021 noi avremo. Grazie all'audio del trailer per aver coperto il moscone. Chiedo scusa. Parla un po', Rob. Oddio, però... Oh, perfetto. C'è avuto un po' di sfiga in quella gara, Asher. Tipo un po'. Un po'. Un po'. No, il primo giro... ho provato la scocciatoia, ma... Mi è scascato di sotto. Vittori, di questo mi pare che è uno forte. Basandomi su ciò che avevo visto a luglio, perlomeno. Metto Axel perché sono stronzo. L'unico. Ah no, c'è qualcuno che ha derapato. E poi Vittori ti ha abbandonato. Scarso. Ma da... Ma di... Ma era zero. Ma per favore. La gente non è seria su sto gioco comunque. Ah, non disponibile, RIP. Ora è disponibile. Io boh. Era zero il timer. Quanto so salti. Quattro salti in padella. Lol. Le... Mao. Rifacciamo il drago, dai. Vabbè, così a cazzo. Oh, ok. La pista che odio di più al mondo, praticamente. Dopo... colpo di fulmine. Peppe DG 87. Ah, ma fotti. Le mao.
lie low and it should go away. E vuoi andare a Miami? Esatto. Do 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 do. Rob, hai già provato a fare attacchi corpo a corpo? Non so che arma stai usando, ma provaci. Beep. Prova, vedi come, come gira. Ormai tutte le cose servirono su, su come usi la levetta sinistra e se premi, e se tieni premuto o meno è B2. Tutto il resto è noia. E no, non ho detto il vero. Ok, sono tra questo. Ah, c'è dove continuare, questo è bravo. Sì. Icaras e May. E ti pare che non mi sparavano dei missili? Che palle! Devo difendermi da quella cosa. Se ti riferisci alla Baker. Ah, eh? Eh? Cosa? Ho preso la rampa, non mi ha fatto il turbo. Ma che... Vabbè. Che gioco ridicolo. Esatto. Già, dovresti essere qui a giocare a War. Credimi, sono come quelli che si lamentano di spada e scudo, però guarda casa ha venduto 6 milioni. Bel boicottaggio, ragazzi. Bel boicottaggio. Mo Graphics. Madonna, gli è di un decimo ha vinto. Però vedi, comodo. Fortuzzo. No, 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 di, ti ha fregato di un decimo. Io ne faccio un'altra, ne faccio un'altra e poi me ne vado. Su, devo loggare su Warframe perché c'è il bonus login del giorno, sennò poi me lo perdo. Lo. Hai ancora mezz'ora, dai. Lo so. Speriamo che sia una pista decente. Quindi uscirà tipo colpo di fulmine. Wow, mi aspettavo una difesa da parte di Share su colpo di fulmine, ma no. Rib. Ma che due coglioni, oh. Entra. Stanno cagando il cazzo a fare. Impossibile partecipare al collegamento, non riuscito, come vuoi. Eppure sono entrato, giusto. Simpatico sto CTR. Molto bello. Ma cos'è sto telefono? Ah sì, hanno cambiato un po' la schermata di caricamento. Ne hanno aggiunto un po' per dare aria fresca. Che mettiamo? Onnisciente. Sì, arena retro, dai. Cosa, Rob? La
Rocca Cortex non esce mai. Ovvio. Figurati se esce. Onnisciente. Oriscetto pure. Same. Tutte le rabocche che si è sentito. Le mani. Ma ovviamente. E c'è. Vabbè. Cioè, giusto. Mi era apparsa una lobby con fiera di koala, ma certo. Aspetta che la faccio mo. Fiera di koala. Ma andate in mola. C'è Vicolo, la noia in persona proprio sta pista. Se lo scordati? Di pagare le bollette su sta mappa. Cos'è la nave Griner? La nave Gronier. Sì. Non ci sono più i Grinir di una volta. Non dicono più Rasputin. Rasputin, cosa legge? Oh yes, gimme some Boney M. L'importante è che non sia Boner M, che sennò. Che notizia! Ci chiamiamo come qualcun altro. Esatto. Io so io. E basta. Esatto. Incaccia gli anelli è essenziale mantenere la velocità. You don't say proprio. Remix per accelerare. Esatto. Salta per saltare. The Mushroom 13, quello è un fan di Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, stavo dicendo. Oh Cristo, bel modo di perdere le riserve. Che non esiste. Oh, come fa un attimo, Rob? Treno di merda, vaffanculo, sono ultimo praticamente. Vabbè. Ammira l'hackerino del 30° secolo. Qualcosa ha fatto un salto di 1000 anni in una sola patch praticamente. Più figo da vedere e più veloce da completare. Oh yes. Per il semplice fatto che si toglie dai coglioni nel momento in cui finisci e fa una serratura. Con il 90% di hackerini falliti in meno. Beh, voglio dire. Ed è customizzabile. Parazzone. Ah, niente, non ho sentito l'allarme di concorrenza, non ho fatto. Che bello. Oh. What? No. Che questi stanno a stringere le traiettorie come matti, oh. Chillatevi. Ma Dio, perché mettono le nitro? Vaffanculo. Sta gente poco seria. Ah, nitro, Baker, boh. Qua sembra... La fiera del porco, sembra. Minchia, l'ultima. Vabbè. Sai che fa, vero? Sai che fa? Allo sfondo. Appena spiaccicato. Sì, ti hanno pure sparato, ho visto. Quindi, bellissimo.
ricompensa dai. Ricompensa già ricevuta. Non di che? It's Warframe Time. Time. La Madonna, poverina di Dio. Ma non c'è sto clip. Ho fatto crashare tutto? No, no. Sto al 82° posto, niente male. Warframe.